spesso si dice attentato islamista. Perché non islamico? Perché non diciamo islamico? In tutti quanti i giornali c'è scritto islamista, non islamico, come se la bomba islamisti radicali, mai islamici radicali. Si ha un po' paura di dare i nomi giusti. Intanto già è un passo avanti averlo detto islamista, perché fino a poco tempo fa avrebbe detto bomba sul metro oppure auto contro soldati, come avviene in Israele. Invece in questo caso la bomba è islamista. Poi l'altra impressione che ho avuto è che un po' i russi, soprattutto Putin, se lo sia meritata. State attenti a quello che voglio dire. Quando io leggo su Repubblica oggi il seguente titolo, la bomba dopo le proteste e l'ombra lunga dei servizi, che cosa pensate che stanno inducendo nella nostra testicciola? Che Putin, il cattivone, il dittatore, ha trattato male i ceceni, gli islamici, e nessuno invece, secondo me, in maniera un po' più approfondita, dice che effettivamente Putin ha un motivo per il quale probabilmente lo bombardano, e cioè il fatto che uno dei pochi governatori, presidenti, premier occidentali, oppure diciamo del mondo occidentale in senso lato, che ha fatto l'alleanza con Assad, certamente un dittatore, per combattere l'ISIS, e questo gli costa perché è il più grande tutore della battaglia occidentale contro l'ISIS. Insomma, la bomba islamista che Putin un po' si è meritata è una delle chiavi di lettura che vi do oggi sui giornali. Seconda questione oggi sui giornali è la legittima difesa. La legittima difesa dopo il caso di Igor, il killer che ha ammazzato a sangue freddo un barista. E qui ci sono due posizioni da prendere. Secondo me quella molto interessante di Nordio oggi, l'ex magistrato veneto, che dice una cosa molto, molto interessante sul Messaggero. Nordio, un magistrato, dice ci sono tre opzioni. Ignorare il fatto che ci sia un'emergenza criminale, e questo anche se ci sono dei dati molto, come fa vedere Repubblica in un suo grafico, insomma, che non è detto che le rapine siano aumentate nel 2015, il punto è l'efferatezza delle rapine, forse è aumentata. La seconda, dice Nordio, è aumentare le pene, però dice Nordio, e questo me l'ha detto anche a me tante volte a Matrix, aumentare le pene può essere una soluzione, in realtà dice Nordio, però attenzione perché sono già elevatissime, non è con quello che risolviamo il problema. Terzo ragionamento di Nordio, in realtà dobbiamo smetterla con il codice fascista, uno pensa fascista per la legittima difesa, è il contrario, dice Nordio, perché nel codice fascista, scritto tra l'altro, dice Nordio, benissimo, da altissimi giuristi, si considera l'essere umano, l'individuo, la persona fisica sottoposta e suddita allo Stato fascista, quindi gli viene concessa la legittima difesa, non è un suo diritto, mentre bisognerebbe ribaltare questo principio, è un diritto la legittima difesa, e soprattutto quando lo Stato è latitante. Della posizione completamente diversa, invece oggi intervento di Pisapia, un avvocato che ha fatto il sindaco di Milano, su Repubblica, per chi è interessato se lo vada a vedere. C'è un grande capitolo grillino oggi e riguarda il pezzo migliore fatto da Repubblica con la Cuzzo Crea sulla sua idea di come sarà il futuro energetico di questo paese. Non ci sarà più gas, non ci deve essere più petrolio e il nucleare importato dalla Francia nel giro di una legislatura deve essere cancellato. Sostanzialmente, dice la Cuzzo Crea, facendo parlare Tabarelli, esperto di nomisma sul petrolio, questo vorrà dire che le vostre bollette elettriche aumenteranno moltissimo. La follia delle follie è quella di Grillo nel 100% diciamo eolico e fotovoltaico e rigenerabile, a casa ci facciamo l'energia da soli. Sottolinea, perché poi il Movimento 5 Stelle è sempre un fenomeno in queste idee per cui tutti gli vanno appresso, pensate alla cagata del NOTAP, bisognerebbe spiegare alla Lezzi e a tutti questi del Movimento 5 Stelle, che sono così dei fenomeni, che costa 16 miliardi di euro l'anno, e lo pagate voi nelle vostre bollette, il fotovoltaico e l'eolico, 16 miliardi. Poi certo si poteva fare meglio, le mafie, quello che volete, 16 miliardi di euro l'anno. Bene, complimenti con le proposte di Grillo per aumentare le bollette. Bravo, Saverio. Io il fotovoltaico è una bella cosa per me, però, ma io godo, me lo pagate voi nella vostra bolletta, è un'assurdità. Saverio Berlinzani, hai detto la cosa più giusta del mondo, faglielo spiegare, tu hai fatto bene a farlo, è una legge che lo prevedeva, ma è una cosa incredibile. Comunque